tra l'altro oggi affrontiamo una squadra che è abbastanza ostica nonostante la classifica. Ale, dimmi. Aspetta, ma ti passo Francesco, dice non è partita. No, è giusto, giusto, anzi per male mi ha avvisato, perché io sto lontano dal computer, vado e vengo sotto l'acqua per controllare. È andata, no? Ma ti metto la pubblicità, no? Nel frattempo. C'è bisogno, c'è bisogno. Non andiamo con la pubblicità, lascia perdere. Sta iniziando la partita, quindi inizio ex novo. Perfetto, amici all'ascolto, siamo in tempo per rendicontarvi su Portici e Nardò all'ultimo secondo, perdonateci per questo, ma abbiamo avuto seri problemi di natura logistica amplificati anche dal fatto che sta piovendo. Qui a Portici non c'è tribuna coperta, non c'è una sala stampa, ci siamo abbarbicati in una maniera incredibile per riuscire a garantirvi questa telecronaca sulle nostre pagine. Vi ringraziamo per questo e vi chiediamo di esserci vicino, ovviamente con il cuore, come sempre, con tutta la grande passione che vi contraddistingue, per seguire questa partita. Vi leggeremo le formazioni a breve, ripeto, perdonateci perché la diretta è partita proprio in questo istante, ma riusciremo comunque e speriamo a tenere fino a fine partita, in modo da potervi permettere una bella visione di questo match. Match che è partito in questo istante con la palla in possesso del Portici e con Cancelli che la mette in fallo laterale. Il Nardò si presenta con delle novità in squadra, l'esordio di Romeo dal primo minuto e l'assenza di Mengoli, lo leggeremo strada facendo. I più attenti avranno seguito Sepe, che è stato messo fuori rosa perché la società non accetta la sua volontà o decisione di cambiare casacca, mentre Mengoli alle prese con un fastidioso problema alla schiena che comunque spero che venga risolto quanto prima. Un'altra assenza importante riguarda anche Valzano, che non è della partita. Intanto il match è iniziato da 53 secondi, 0-0 il risultato. Ovviamente la palla è in possesso del Portici, per il quale adesso passiamo a leggervi le formazioni. Casacca completamente azzurra quella della squadra porticese, qui siamo alle porte di Napoli, mentre il Nardò risponde con la casacca color oro, con Stranieri che in questo momento si allunga il pallone oltremodo, Stranieri che si deve adattare, ma è un calciatore abbastanza poliedrico nel ruolo di esterno sinistro. Intanto subisce fallo con una spallata mister Danucci per l'assenza di Sepe, dicevamo è stato messo fuori rosa il calciatore italo-uruguaiano, ha dovuto mischiare un attimino le carte in difesa, di fatto chiamando dal primo minuto Romeo, che così fa l'esordio in prima squadra, e spostando appunto Stranieri sull'esterno sinistro. Al centrocampo abbiamo la novità Zappacosta, perché Mengoli non è disponibile, con Scialpi, Massari e Gallo, quindi Granato e Caputo che agiscono sul versante offensivo. Intanto perde palla proprio Scialpi e c'è un tiro dalla lunghissima distanza tentato dai calciatori porticesi che tentano fortune da... Scusami, attento al filo, me lo stai tirando. Ma si stacca poi. Grazie. Rinvio e il pallone finisce in fallo laterale. Parlavamo di un terreno in sintetico reso scivoloso dalla pioggia che continua a cadere abbastanza
copiosa e abbiamo detto anzitempo che lo stadio San Ciro di Portici non ha una tribuna coperta, tantomeno una tribuna stampa, quindi situazioni che riportano un po' indietro nel tempo, situazioni anacronistiche che sono state vissute dai cronisti appunto degli anni 80, un po' di amarcordo anche in queste situazioni, però facciamo il possibile per garantirvi questa telecronaca nel migliore dei modi. Intanto Cancelli con la solita caparbietà di sempre conquista il pallone, lo butta in avanti, poi vedete l'aggressività con cui i calciatori del Portici si propongono, lo dicevamo, è una squadra ostica, una squadra che ha 7 punti in classifica, ma sicuramente tanta rabbia in corpo per poter recuperare questa situazione poco felice per la squadra porticese. Formazione di casa: Chaper, Biceglia, Savarise, Nappo, Arpino, Donnarumma, Vitiello, Marigliano, Prisco, Illuminato, Guadagni. In panchina abbiamo Spina, Cassitto, De Martino, Petrosino, Esposito, Del Gaudio, D'Acunto, De Luca, Conte. Allenatore Domenico Panico, il Nardò risponde con Milli, Romeo, Stranieri, Cancelli, Semiao, Scialpi, Caputo, Di Giorgi, Zappacosta, Massari, Gallo. Seguiamo intanto questa punizione di Scialpi che arriva sulla tre quarti, solito calcio a giro, assembramento in area di rigore a raccogliere il cross del pivot Neritino. Parte il cross a giro messo fuori dalla difesa, interviene sul pallone il numero 11 Guadagni che cerca di disimpegnare con l'aiuto dei compagni, subito il pressing di Massari, poi il pallone con Napp, classe 96, che appoggia di nuovo a Guadagni che se ne va sulla sinistra, sale velocissimo il numero 11, palla al piede, arriva al limite dell'area, tenta un non tiro deviato, c'è calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per il Portici che arriva al quinto minuto e 5 secondi nel corso del primo tempo, con il risultato ovviamente di 0-0. Parte il corner, libera la difesa, se ne va Cancelli, palla al piede Cancelli, apertura per Gallo, la finta di Gallo, converge, tenta ancora il passaggio a un compagno, viene steso malamente Gallo a terra, i compagni e in particolare De Giorgi e Scialpi, anzi è Scialpi che si avvicina al direttore di gara che è il dovrebbe avere origine russe, il signor Sebastian Petrov della sezione di Roma, cartellino che non esce fuori dal taccuino. Quindi Concidiabolo, una zona centrale comunque che offre buoni spunti e possibilità alla squadra neritina per poter colpire. Sempre Scialpi sulla sfera. Direttore di gara che provvede a far rispettare la distanza di battuta. Zappacosta si stacca leggermente dalla barriera, il regolamento dice che devono stare almeno un metro, vediamo se Scialpi ha buona fortuna, parte il tiro, sbatte sulla barriera, poi ancora Scialpi di controbalzo di destro, colpisce malamente il pallone che si perde abbondantemente sul fondo, tra l'altro colpito con non nell'intera pienezza del cuoio. Ci prova il Portici sulla destra, il pallone finisce in fallo laterale. Sale Pietro Stranieri alla battuta, una rimessa con le mani che finisce sui piedi di
Caputo, quindi Zappa Costa, quindi Cancelli, Cancelli tenta l'apertura sulla destra che riesce a Gallo, Gallo converge, poi tocca per Massari, vediamo se riesce ad arrivarci sulla sfera, no, nonostante si allunghi nella corsa il pallone servitoli da Gallo, non era con i giusti giri dal punto di vista dell'intensità, motivo per cui si riparte con la rimessa dall'area piccola, battuta corta con il pressing di subito e immediato da parte di Massari e Gallo sul terzino porticese. Ci va De Giorgi, quindi Cancelli, quindi Scialpi, ancora De Giorgi, capitano, tocca raso terra un pallone che non possono intercettare né Zappacosta né Massari, ma ancora De Giorgi a intervenire, Granato si fa soffiare il pallone spalle alla porta, poi numero 4 Nappo rimette l'azione per la squadra porticese che si appoggia al numero 10 Illuminato, da questi al numero 6 Donnarumma. Continua a piovere qui a Portici, sebbene l'intensità sia un attimino scemata della pioggia, quando un pallone viene messo in avanti è numero 9 Prisco, ex Pomigliano che ricorderemo molto bene, non riesce a servire i compagni, quindi Zappacosta mette nella possibile corsa Cancelli che si propone anche alto. Granato va in pressing sul portiere che smista il pallone a un compagno, glielo restituisce, il portiere poi Shepherd tenta il tiro in avanti e il pallone si perde in fallo laterale. Partita che come al solito si gioca a buon ritmo, il Nardò come al solito aggredisce alto, il Portici ha dalla sua la necessità di muovere la classifica, quindi... vedremo una partita sicuramente intensa come il Nardò ci ha abituato a fare. Intanto chiamato un fuorigioco a Granato. Scatta il decimo minuto in questo istante quando il Portici butta un pallone in avanti a seguito di calcio da fermo che Milli intercetta fa suo, quindi l'appoggio corto in direzione di Romeo. Da questi a stranieri ancora Romeo. Pallone messo in avanti con Granato che sembrava arrivarci prima di un avversario, poi c'è un calcio di rigore che viene giustamente assegnato perché il portiere commette una fesseria e frana su Granato. Portiere che esce su Granato che è stato abile a soffiargli la palla. Quindi calcio di rigore per il Nardò. Ottimo Leonardo Semiao Granato a far sua quella sfera, a crederci fino all'ultimo. Rigore apparso lampante e solare, anche di usare il termine oggi solare inappropriato. Ci va Caputo. Ci va Caputo, vediamo. Antonio Caputo ha la possibilità di portare a 5 le marcature con la maglia Granata. Caputo contro Shepherd. Parte Caputo e del gol. Gol, il Nardò passa in vantaggio. Antonio Caputo, Caputo la mette dentro, il Nardò è in vantaggio. All'undicesimo a Portici, Nardò 1, Portici 0, il gol di Antonio Caputo all'undicesimo minuto. Ma il Portici ha commesso un'ingenuità col suo portiere che di fatto ha regalato la massima punizione alla squadra di mister Danucci. Sono 5 le marcature di Antonio Caputo in questo campionato che si... mette in evidenza come un leader sempre più indiscusso dal punto di vista delle realizzazioni e considerando che al suo primo campionato nella Serie D è di tutto rispetto e considerando che siamo alla decima giornata, quindi 0,5 di media come marcature per Antonio Caputo,
uno score niente male per una squadra, quella del Nardò, che non è assolutamente, diciamo, nella vetta delle squadre più prolifiche. Di contro il Portici è una squadra invece che ha una difesa abbastanza bucata. Il lungo rinvio di Milli, il colpo di testa della difesa, il pallone che arriva a Zappacosta, l'appoggio per Stranieri per Caputo, scambiano i due, ancora Stranieri riceve un calcione nelle caviglie. Portici colpito a freddo dal gol Neritino, sicuramente non era in preventivo per mister Panico. Vantaggio Granata che è giunto poco fa sul rigore con Antonio Caputo. Vedremo la reazione della squadra porticese, così come vedremo la capacità di amministrare il vantaggio da parte degli uomini di mister Danucci. Toccato il pallone in profondità, ancora per l'autore del gol Caputo controlla il pallone, riesce a girarsi, appoggia all'indietro ancora per Scialpi opera una finta ancora per Antonio Caputo. Vedremo quale sarà la soluzione adottata dal realizzatore. Pallone messo dentro per Stranieri, che si era proposto sulla sinistra, era quello che gli ha chiesto di fare mister Danucci in sostituzione dell'assenza voluta di Sepe da parte della società. De Giorgi, l'appoggio a Zappacosta, libero sulla tre quarti di impostare, calcio a lungo in direzione di Granato in terreno di rigore, si ferma a spalle alla porta, su di sé Gallo, vediamo se riesce a servirlo, no, preferisce l'appoggio all'indietro a Cancelli arriva alle linee dell'aria, poi ancora Granato che mette un pallone in mezzo e il portiere glielo appoggia in calcio d'angolo. Portici che sembra un attimino colpito al fianco dal vantaggio neritino. Il Nardò cerca di far sua la gara, magari cercando subito di metterla in cassaforte. Seguiamo Scialpi sul corner numero 10, tocca, mette in mezzo il pallone che arriva dalle parti di Zappacosta, che tenta la conclusione abbastanza improvvida dalla distanza. Il pallone doveva essere colpito in una maniera veramente più che perfetta per essere indirizzato nella porta, non è avvenuto, il gioco è già ripreso con Zappacosta che ha già conquistato la sfera, da questi a Scialpi che scambia ancora con 32enne giocatore neritino, quindi Gallo il controllo. Pallone appoggiato a De Giorgi mette al centro per Granato che appoggia per Massari, siamo sulla tre quarti in zona d'attacco, si arriva Cancelli si accentra, tenta il passaggio a Scialpi che non riesce, quindi la ripartenza possibile per i Portici che avviene in maniera un po' disordinata per la verità, poi il pallone messo in profondità con recupero sempre del capitano De Giorgi che dal punto di vista della velocità non si fa superare quasi da nessuno. Il rinvio di Milli nel frattempo non riesce a trovare Cancelli nella giusta posizione tale per cui possa essere mantenuto in campo. Fallo laterale che già battuto e si ripropone a qualche metro più avanti con il numero 6 Donnarumma cerca un compagno, poi Cancelli mette fuori in direzione di Granato che spalla alla porta, difende il pallone e quindi la possibilità per Massari di intervenire, mentre il Portici, come si suol dire, senza saper né leggere né scrivere, si mette il pallone in sicurezza mandandolo in fallo laterale. Sale Cancelli alla battuta. Cristian Cancelli cerca di raggiungere un compagno, poi c'è l'intervento di Nappo in difesa che in anticipo di fatto restituisce ancora la sfera per la rimessa laterale. Fallo intanto nei pressi della zona centrale, sbagliato il punto di battuta a giudizio del signor Petrov. Numero 10 illuminato. Finalmente mette il pallone nel punto
dovuto e appoggia a Biceglia. Lungo lancio di Biceglia a trovare sull'esterno la possibilità di colpire di un compagno, copre bene Stranieri che mette in fallo laterale. Nappo lascia poi l'incombenza della battuta a un compagno che non c'è. Riceve poi lo stesso Nappo, parte il cross in mezzo, chiude Zappacosta. La palla sempre per il numero 4 Porticese, che effettua un cross, ma il pallone di fatto finisce oltre la linea di fondo. Intanto De Giorgi, capitano, si è già rialzato dopo aver ricevuto uno spintone da Prisco, il numero 9. Dall'area piccola Joachim Milli, lungo rinvio, Granato non ci arriva per un soffio, poi c'è De Giorgi che colpisce di testa, quindi Gallo mette in avanti un pallone che viene chiuso da Biceglia, che fa partire un campanile, la chiusura di Stranieri di testa, quindi illuminato pallone che è conteso sulla tre quarti difensiva del Pomigliano, poi un fallo che viene chiamato per l'irruenza di De Giorgi, di Scialpi, che commette fallo sull'avversario. Punizione per il Portici. Sì, ricordiamo il risultato 1-0 in favore della squadra di mister Danucci quando siamo al 19° minuto e 10 secondi. Prisco difende il pallone spalle alla porta, poi il ritorno di Caputo che con Stranieri scherma di fatto l'avanzata porticese. Romeo, Milli, il calcio lungo di Milli colpisce Donnarumma di testa, quindi Zappacosta, quindi De Giorgi, e il fallo commesso a giudizio dell'arbitro proprio da Donnarumma. Vibrate proteste da parte del numero 6 della squadra di casa. Sale Milli a battere di fatto sulla tre quarti difensiva, allontanandosi di almeno 30 metri dalla porta. Parte il lungo cross di Milli, forse troppo lungo, vana la possibilità da parte di Granato di arrivare su quel lungo pallone. Quindi Shepherd riprende il match sempre con la battuta corta appoggiandosi a Biceglia, quindi l'esterno destro. Ancora Biceglia, ancora Nardò che vedete come al solito pressa alto e si guadagna il fallo laterale. Fruttuosa come sempre la tattica di mister Danucci. Stranieri dialoga con Caputo, Stranieri vediamo se riuscirà nell'intento di effettuare il cross, restituisce poi la palla a Caputo, Caputo preferisce l'appoggio a Scialpi, Scialpi tenta un dribbling che non riesce, poi ritorna sulla sfera, se l'allunga, commette fallo, rischia grosso Scialpi, oltre ad aver commesso l'errore di perdere il pallone, ha rischiato anche di essere ammonito, c'erano gli estremi per la verità, ma l'arbitro fino a questo momento operando in maniera abbastanza equilibrata ha evitato di estrarre i cartellini. Intanto Donnarumma, c'è il ritorno su di lui da parte del numero 98 Gallo, il pallone non resta in campo, la generosità di Gallo non viene premiata se non per il fatto di aver interrotto l'azione offensiva. Si riprende con lo fallo di mano, la rimessa con le mani, non c'è fallo, il pallone è conteso, i gridi di dolore di fatto sono, c'è un fuorigioco intanto non visto dall'arbitro, sì, fischia in questo momento numero 6 Donnarumma. Di fatto ha emesso un urlo spaventoso come se fosse, gli fosse cascato addosso chissà cosa, salvo poi rialzarsi. Il pallone di fatto è stato colpito in maniera diametralmente opposta contemporaneamente, quindi nessun fallo. Granato tenta lo stop di petto, vuole rovesciata liberare, ma c'è Zappacosta, Zappacosta lo stop, il tentativo sbagliato di servire sull'esterno ancora Caputo, ma Zappacosta ritorna sulla sfera, la mette di giù e serve nel
nella corsa Cancelli, che non si risparmia nell'inseguire il pallone. Cristian Cancelli, il sette polmoni della squadra neritina, la... la classica figura del calciatore preferito dai tifosi, che quando vedono qualcuno che non si risparmia e che dà tutto in campo come Cristian Cancelli, vedono qualcosa che sublima l'idea del calcio. Donnarumma all'indietro per Biceglia, da questi a Sheper, il portiere costretto a rinviare con i piedi. Ricordiamo che Sheper è stato tra virgolette il responsabile del calcio di rigore per essere franato addosso a Granato, che ci ha creduto sul pallone in area di rigore. Intanto l'estremo difensore di casa si attarda nella rimessa, non riuscendo a seguire un compagno, trova poi con i piedi Prisco, che di questi l'appoggio di petto a Nappo, mette al centro un pallone che De Giorgi spazza via, serie di batti e ribatti. Zappacosta, Gallo, tentativo di servire Granato, poi punizione in favore del Portici. Petrov continua a seguire una linea di amnistia, chiamiamola così, per quanto riguarda gli interventi potenziali da taccuino. Preferisce non intervenire fino a questo momento. La partita è sostanzialmente corretta, nulla di che dal punto di vista della, della lealtà, quindi assolutamente nella norma. Però si chiama questo calcio di punizione affidato a Nappo, mentre da tempo Trinchiera si sta scaldando. Numero 4 mette un pallone al centro, colpisce Prisco con la nuca, ma c'è dietro di lui Romeo che ha toccato e il pallone finisce in corner. Corner che sempre il numero 4 va a calciare, e dai suoi piedi passano tanti palloni per la squadra porticese. Seguiamo questo corner, pallone finisce in mezzo, stacca ancora De Giorgi e mette in fallo laterale. Ci va Arpino sulla palla, poi lascia l'incombenza ad un compagno nella circostanza, il numero 3 Savarise. 1-0 risultato in favore del Nardò, il gol di Antonio Caputo all'11esimo sul calcio di rigore. Parte la rimessa con le mani, pallone che torna al numero 3 Savarise, poi ancora un fallo laterale con Gallo che torna in difesa a dare manforte alla retroguardia. In corsa un attimino più lunga da parte di Savarise, tentativo di rimessa di un pallone al centro. Massari, ripartenza Granata che non ha efficacia, e poi il Portici pareggia. Il Portici pareggia con il numero 6 Donnarumma, abile a mettere alle spalle di Milli un pallone a pallonetto. Si è ritrovato il pallone sui piedi, il numero 6 ha visto Milli fuori dai pali e l'ha colpito in maniera ineffabile. Nulla da dire sulla capacità di realizzativa sopraggiunta da parte di questo numero 6, che al 27esimo minuto del primo tempo pareggia i conti con Nardò. Difesa che però si è trovata con le maglie larghe, probabilmente ripartenza che non è avvenuta, e poi il Portici è stato abile a prendersi il pallone. 1-1 quindi il risultato, 27esimo minuto del primo tempo, parità al stadio San Ciro di Portici fra il Portici e il Nardò. Ha Caputo, risponde Donnarumma. Sheper con i piedi,
Prisco. Quindi pallone sulla sinistra e con Cancelli mette in corner. Il solito nappo alla battuta del corner, pallone messo al centro, Granato di testa mette in fallo laterale. Genità intanto di Massari che commette fallo su Nappo, quindi di fatto regala un corner corto, ma corto di poco, un corner al Portici. Portici che si è ringaluzzito dal fatto di aver trovato il pareggio due minuti fa con Donnarumma, che ha superato con un pallonetto in uscita Milli. 1-1 il risultato al San Ciro. Parte il cross radente, Milli non esce, pallone che attraversa l'area piccola e si perde sul fondo, ma grossissimo rischio corso dal Nardò su questo calcio da fermo, ripetiamo, regalato da Massari che come a Fasano non riesce a contenersi nell'andare a chiudere sugli avversari. Parte Milli, lungo traversone, spinto Granato, c'è punizione, l'arbitro non se ne avvede, Donnarumma colpisce di testa, pallone all'indietro su Biceglia. Biceglia l'apertura sul versante destro che non si concretizza, il pallone finisce in fallo laterale, battuto da Stranieri in direzione di Caputo. Caputo per De Giorgi, anzi De Giorgi tocca in questo momento, era Scialpi. Romeo, il lancio lungo, tocco di Granato, punizione a favore del Nardò. Tanto lo stadio tanto grande, uno dovevo trovarne, ce l'avevo proprio accanto e sta scassando le uova nel paniere, e penso lo stia facendo anche a voi da casa, non vorrei lo facesse apposta, vabbè, pazienza. Seguiamo questo calcio di punizione dalla distanza, benché in zona centrale, conclusione che può essere aiutata dal fatto del terreno scivoloso. Vediamo se Scialpi riuscirà questa volta a superare la barriera. Portiere che non è apparso essere un fenomeno fino a questo momento. Parte Scialpi. La conclusione para in Sheper in maniera ottima, sicuramente la ripartenza del Portici, tutta la squadra in ripartenza, la lunga corsa di De Giorgi che va a chiudere, parte il cross e poi il numero 3 Savarise che si mangia il gol, il Nardò tutto scoperto in avanti, ha prestato il fianco alla ripartenza, è stato il fianco alla ripartenza del Portici. Un attimino più attenti, non guasterebbe trovarsi tutti in avanti durante la battuta di un calcio di punizione, non può essere a volte complicato. Vai Mauro! Sheper con i piedi, il pallone sulla linea mediana messo in avanti, chiude Romeo da questi a Cancelli. Cancelli per Scialpi, Scialpi ancora per Gallo, il pallone arriva a Massari, riesce a servire Granato, Granato dal limite dell'area di rigore, il pallone per Donnarumma che riesce a disimpegnarsi, a far ripartire
la squadra, quindi il numero 11 Guadagni subisce il fallo da Scialpi. Bravo Sassà, bravo Sassi! Coglione! Siamo al 33° minuto in questo istante, il risultato è di 1-1 al San Ciro di Portici fra Porci e Nardò. Al gol di Caputo sul rigore ha risposto Donnarumma, intanto ancora Donnarumma se ne va sul sinistra, i palloni vengono messi al centro, sono alquanto pericolosi, radenti. Fortuna che per il momento c'è stato un po' di un margine di errore da parte degli avanti porticesi, che in ben due occasioni non hanno saputo raccogliere gli allettanti inviti. Zappacosta, poi il Portici e Massari che tocca per un attimo, il fallo di Zappacosta. Siamo il calcio di punizione dal tre quarti che sta per battere Napoli, il numero 4. Parte il pallone, blocca senza difficoltà Milli. Con le mani in direzione di Caputo, mentre si sovrappone Pietro Stranieri. Riparte l'azione neritina con Caputo che supera in questo istante la linea mediana. Arriva sulla tre quarti, si ferma, tocca all'indietro per Scialpi, scambiano i due. Ancora Scialpi mette all'interno un pallone su Gallo che non ci arriva. Pallone sfila sul fondo. Gino! Parte l'azione dall'area piccola, il pressing di Caputo e il pallone finisce in fallo laterale. Pioggia che continua a cadere sul San Ciro di Portici, stadio non all'altezza per quanto riguarda la logistica sicuramente, lo dicevamo prima, mancando di tribune e coperte e tribuna stampa. Siamo sulla sinistra, un pallone viene messo al centro, De Giorgi mette fuori, il pallone arriva a Guadagni che apre sulla destra per il numero 4, quindi vertice dell'area di rigore, stacca la difesa e Milli poi si distende il tuffo sul tiro del numero 11 Guadagni. Bravo Sassone! Con le mani di Stranieri in direzione di Massari, quindi ancora Massari, ma c'è un fallo chiamato. Stai zitto! Ah, Granado. Seguiamo Donnarumma, il tentativo di passaggio in avanti, c'è un fallo che non viene chiamato, se ne va il numero 11, ma era un evidente fallo. Il signor Pedro questa volta ha visto malissimo. Mi auguro quanto prima che il Nardò riesca a segnare, perché questo affianco veramente mi ha fatto venire gli orecchioni. Tanto spazio proprio io me lo sono andato a cercare. Fallo laterale in favore del Nardò, tocca il numero 6 Donnarumma, autore del gol del pareggio.
va a Cancelli con le mani a trovare la possibile giocata di Granato, quindi il pressing di Gallo, ma è il numero 6 Donnarumma indubbiamente il migliore dei suoi ad avere la meglio, quindi Nappo, passaggio sul numero 7 Vitiello messo al centro. Calcio di rigore. Calcio di rigore per fallo di Zappacosta. Attenzione, è un pallone altissimo che tocca con le mani Milli. Il pallone resta lì. Petrov dice che è calcio di rigore. Partita che indubbiamente non risparmia le emozioni questa. Siamo al 39esimo del primo tempo. Seguiamo la battuta di Prisco. Dall'altra parte Milli, che già col pomigliano riuscì a parare la conclusione agli 11 metri. Vediamo il classe 87 che parte e spiazza Milli, il portici passa in vantaggio. Il portici si porta in vantaggio al 39esimo del primo tempo e il gol di Prisco che segna sul rigore. Il Nardò dal vantaggio è passato a inseguire, quindi è una partita Granato sul pallone, tocca per Sciarpi, Nardò quindi che deve inseguire il risultato, sotto di 2-1 con Massari che batte in direzione di Sciarpi. Il colpo di tacco che non si concretizza, ripartenza per il Portici che di fatto vive sulle giocate di Donnarumma e di Nappo. Pallone messo in avanti, staccano i difensori, hanno la meglio, quindi Gallo che non riesce a gestire il pallone. Donnarumma illuminato, pallone indietro per Sheper, l'attacco di pressing di Massari, si libera del pallone Sheper, Prisco lo addomestica, lo mette giù Nappo. Portici che ha preso fiducia dal pareggio e quindi ha trovato successivamente il gol del 2-1 con su calcio di rigore, mentre Zappacosta commette fallo sulla tre quarti. Bisogna essere un pochino più lucidi a gestire queste situazioni. Biceglia, Prisco, tunnel i danni di Scialpi, pallone sulla destra per Vitiello. Cross sul secondo palo, il pallone che attraversa tutta l'area, poi Stranieri, quindi Caputo. Romeo, De Giorgi. Granato di testa cerca l'appoggio su Gallo che non avviene, quindi Milli. Tanto perso la palla al limite dell'area di rigore proprio da Scialpi, Prisco va sul pallone, fortuna che il rimpallo ha voluto che non si indirizzasse nella giusta direzione la palla. Caputo, il grande stop da parte di Antonio Caputo, l'apertura chiusa dal numero 2, ancora Caputo. Sale palla al piede, arriva sulla tre quarti.
gioco di gambe di Caputo che si accentra, tenta l'appoggio che non avviene, finisce per le terre, l'arbitro dice che non c'è fallo, si può ripartire con il numero 3, Savarisse sulla sinistra, l'appoggio al solito Donnarumma, siamo al minuto 43 del corso del primo tempo e Nardò perde per 2-1, due calci di rigore, uno per parte, poi il gol di Donnarumma fanno pendere il risultato in favore della squadra porticese. Vertice dell'area di rigore, numero 7 Vitiello appoggia all'indietro. Scialpi intercetta la sfera e finisce in fallo laterale. Con le mani il pallone che arriva a Prisco che tenta di girarsi e lo mette alto a campanile De Giorgi, cerca di liberare la difesa ma il pallone è sempre del portici, quindi interviene Stranieri. Da questi ha Caputo la possibilità per Granato che parte dalla propria metà campo, quindi non c'è fuori gioco, ci arriva però prima il portiere, quindi Zappacosta sulla destra per Gallo. Gallo mette un pallone su Granato, poi il portiere libera ma l'arbitro vede un fallo sui centrocampisti del portici, il solito numero 4 Nappo, un uomo tutto fare. Bisceglia Cancelli intercetta De Giorgi, apertura di De Giorgi in direzione di Caputo, ci arrivano difensori del portici prima, numero 7 Vitiello, poi l'arbitro decide che è tempo di finire la prima frazione, esattamente senza concedere secondi di recupero, frazione che finisce col vantaggio del portici 2-1 per la squadra di casa al gol di Caputo, quindi il vantaggio del Nardò. Ha risposto prima Donnarumma con un pallonetto e poi il rigore di Prisco, un portici che sembrava una squadra allo sbando nei primi minuti, poi ha preso coraggio, ha cercato di proporsi in maniera ficcante sulle fasce mettendo dei palloni pericolosi in mezzo. Il rigore poi ha per il momento deciso che la squadra di casa conducesse la prima frazione sul 2-1. Noi interrompiamo per permettervi di prendere un bel caffè, ci sentiamo fra un quarto d'ora circa per la seconda parte.
Torniamo in diretta dal San Ciro di Portici per documentarvi sul secondo tempo dell'incontro di calcio per il Portici Nardò. Ricordiamo la prima frazione di gioco che si è conclusa sul risultato di 2-1 in favore della squadra di casa. Prima frazione di gioco da due volti, una prima primo quarto d'ora, 20 minuti Nardò, diciamo, padrone assoluto del campo con i palleggi. Seconda frazione di gioco in cui è uscito fuori il Portici, un po' per demerito del Nardò più che per merito del Portici, per la verità. Incursioni sulla con palloni radenti messi al centro, alla fine un calcio di rigore su un pallone spiovente in aria dopo un'uscita di Milli. Palazzo e Lezzi entrano, scusate, sì, Palazzo e Lezzi entrano in campo in questo secondo tempo. Vediamo le sostituzioni, quindi è uscito il 90 Massari per il 23 Palazzo, non c'è più Massari ma c'è Palazzo, poi Lezzi che è un 99. Prende il posto di Romeo. Quindi un Nardò che, diciamo, rimpolpa la linea d'attacco, essendo Lezzi un centrocampista che di fatto fa il suo esordio in squadra. Vediamo che se l'arbitro dà il fischio d'inizio di questo secondo tempo. Va in questo istante, il pallone è toccato dal Nardò che lo spedisce in avanti in direzione di Granado. Quindi il Portici viene in possesso della sfera con Prisco, autore del gol del 2-1 sul rigore. Lezzi tocca il suo primo pallone in maniera errata, per la verità. Lezzi è un centrocampista, l'ultimo in ordine di arrivo in casa del Nardò, centrocampista con doti offensive, essendo stato il capocannoniere del Lecce nella juniores della squadra leccese. Seguiamo intanto il numero 4 Nappo, uno fra i più positivi della squadra porticese, che si propone in zona d'attacco, scherma il tutto Cancelli, il pallone finisce fuori dall'area piccola. Milli riprende il gioco, Nardò che deve cercare di recuperare il risultato che in questo momento lo vede soccombere, il 2-1 qui al San Ciro di Portici, stadio indubbiamente di tradizione, di lunga storia come quella del Portici, che parte dal 1906, il nome della società è questo, ma è uno stadio appunto che riporta nel tempo per la sua logistica, essendo sprovvisto di tribuna coperta e di sala stampa. Di fatto sta piovendo e quindi abbiamo avuto notevoli problemi a garantirvi questa telecronaca. Intanto il Portici si propone in avanti e va in gol, il 3-1 del Portici e la firma di numero 11 Guadagni, che sia il 3-1. Nardò che raccoglie la palla dal fondo al sacco al secondo minuto della ripresa, 3-1 il parziale al San Ciro. Il Portici triplica, quindi periodaccio per la squadra di mister Danucci, che raccoglie dal fondo della rete il terzo gol. Dopo il quarto d'ora iniziale in cui il risultato era in favore della squadra neretina con un calcio di rigore procurato dal portiere, poi di fatto si è un attimino spenta la luce. Cancelli, Scialpi,
Stranieri tornato nella cerniera dei difensori, sbaglia l'appoggio. Stranieri e De Giorgi sono passati centrali, Cancelli sinistra, Palazzo a destra. Granado spinto, l'arbitro non concede il fallo di rigore, spalle alla porta, cerca di farsi luce. Cancelli nel pallone a Lezzi. Lezzi, la conclusione alta sulla traversa, si dispera il numero 26 Lezzi, ma Nardò soccombe di due gol poco fa, il 3-1. Frazione di gara ancora lunga, quindi ci sono gli estremi per recuperare, bisogna avere la volontà, la concentrazione e la giusta voglia di farlo. Sembra andare in auge il pressing, il tiro intanto di Caputo a giro, interessante, ma non c'entra la porta. Preventivata alla vigilia la difficoltà di questa trasferta con una squadra relegata a 7 punti, terz'ultima in classifica, ma molto rabbiosa e molto determinata di muovere la classifica, di fatto ci sta riuscendo. Scialpi intanto in qualche modo riesce a difendere il possesso del pallone da questi stranieri, quindi Milli, apertura sulla sinistra che non avviene, mentre c'è un cambio. Sta per uscire il numero 10 del Nardò, parliamo di Scialpi, non una buona gara la sua, indubbiamente è apparso un attimino in ritardo in termini di lucidità e di geometrie per la squadra. Si profila il cambio con Tornoros, che oggi partiva dalla panchina perché le condizioni fisiche non erano ideali per farlo esordire dal primo minuto. L'invio di Milli che di fatto finisce sui piedi avversari. Centrocampo del Portici che ha la meglio, il numero 5 Arpino. Poi un passaggio all'indietro, pallone toccato dal portiere, Scialpi interviene di testa, zappa Costa. E poi Stranieri che si prende l'ammonizione, ma anche stavolta abbiamo visto come ci sia stata una mancanza di precisione nella gestione del pallone. Zappacosta di fatto non è riuscito a tenere il possesso della sfera e con il tocco inopinato non è riuscito a servire Stranieri e di fatto ha messo nella possibilità agli avversari di andare in porta. Stranieri commette fallo e si becca la prima ammonizione. Fuori Scialpi intanto, dentro Tornoros. Tutti scemo, tutti scemo, vai, cammina. Guarda fa! Oh, zitto! Il nostro amico urlatore sputato fuori dal mercato coperto ha preso la sua posizione a fianco a noi. Personaggi che solo da queste parti fanno teatro. Punizione per il Portici dalla tre quarti, pallone che spiove, o tentava di farlo ma incoccia sulla barriera, ma è Caputo che stavolta perde palla. Nappo mette il pallone al centro, Cancelli non riesce a difenderlo perché finisce fuori. Non accusare! Mi
Continua a piovere a Portici, seguiamo il calcio d'angolo, tuffo di testa da parte di Granato che spazza l'area di rigore, poi il pallone arriva al numero 10 Illuminato che cerca di trovare un compagno in area di rigore, non ci arriva per l'anticipo di De Giorgi che poi conquista ancora palla attaccata attraversare, vedete che il Portici ha preso tanto entusiasmo e corre su tutti i palloni. Sale palla al piede Lezzi, serve Caputo, Ancelli, non c'è fallo dice l'arbitro, poi Cancelli si guadagna il fallo laterale, c'è un calciatore a terra per il Portici, si tratta del numero 2 Biceglia classe 99. Tutti scemi! Fallo laterale battuto da Cancelli, da questi a Caputo che ha difficoltà di mantenere il pallone in campo, attraversa su di sé, riesce a girarsi, appoggia a Lezzi, il pallone messo al centro, esce il portiere Shepard, fa sua la palla, il Napoli cerca di reagire al doppio svantaggio, siamo al 3-1 in questo momento nel corso della gara, quando stiamo vivendo il decimo minuto della ripresa, il rinvio dell'estremo difensore, il pallone arriva a Prisco in qualche modo che è fortunato anche in rimpallo, interviene Zappacosta, poi Lezzi scambia con Tornros, ancora Lezzi cerca ma non trova un passaggio, si spiana la strada per gli avanti porticesi, 3 contro 1, il pallone per guadagno, il ritorno di Cancelli che poi perde ancora la sfera, la mette al centro il Portici, insomma una azione che la dice tutta sulla voglia sì di recuperare ma anche quella di essere esposti agli errori, sfuma una ghiottissima opportunità per il Portici in 3 contro 1 e poi una successiva possibilità con un pallone messo al centro, Lezzi intanto va a combattere nel tentativo di recuperare la sfera, alla fine esce palla al piede Stranieri e c'è un'ammonizione per il calciatore porticese dopo Stranieri per il Nardò, finisce sul taccuino dell'arbitro, Stranieri si riprende, appoggio a De Giorgi, sale palla al piede, arriva sulla tre quarti, tenta l'affondo personale De Giorgi, alla fine riesce a effettuare il cross, il pallone arriva a Lezzi che sta ben disimpegnando dal suo ingresso, il pallone messo da Caputo in mezzo, liberato dalla difesa, quindi il numero 8 Marigliano e poi il pallone in avanti, 3-1 il risultato in questa seconda frazione, subito il gol al secondo minuto di guadagni, ha un attimino congelato le speranze Granata, intanto seguiamo Prisco che arriva al limite dell'area di rigore, la conclusione che fa la barba al palo e Nardò rischia la quarta rete, dicevamo squadra esposta alla goleada ma bisogna rischiare nel cercare di recuperarla, quindi fa parte dei rischi appunto. Lezzi, anche l'arbitro ci si mette, punizione teoricamente, non fischia. Si ferma il gioco! Un regolamento, sai o no? Cross, pallone per Zappacosta, respinto. Ancora un cross in mezzo e Shepard anticipa, Tornos gli toglie la palla dalla testa, poi a giudizio dell'arbitro conquista il calcio di punizione.
portiere che tarda a riprendere il gioco. Lo fa in questo momento, il pallone supera la linea mediana, interviene di testa Zappacosta, quindi Tornoros in collaborazione con Granato che non riesce a superare l'avversario. Nappo che opera su tutti i palloni e Giorgi sul lancio di testa, quindi Cancelli, l'appoggio sempre a Zappacosta che forse è troppo precipitoso nel tentativo di cercare l'imbucata per Tornoros, mette un pallone che di fatto non ha alcuna speranza di essere raccolto se non dall'estremo difensore di casa. Lungo lancio Stranieri, Porci riesce a mantenere il possesso della palla, un po' per fortuna, un po' per l'eccessivo ardore agonistico. Comunque la squadra di mister Panico sta sembrando in palla. Prisco, Guadagni, pallone in avanti che non ha alcun esito se non quello di essere raccolto da Cancelli che lo consegna a Stranieri, da questi a De Giorgi. Sale, parla al piede il capitano, consegna la palla a Tornoros che l'appoggia di prima a Lezzi, da questi a Cancelli. Cancelli lo controlla male con il destro, un pallone che andava addomesticato con l'interno sinistro, sta di fatto che comunque riesce a mantenerlo in campo, da questi ancora a Gallo che commette lo stesso errore, ossia quello di controllare con il primo piede piuttosto che con l'interno la sfera, che finisce fra le braccia di Schäfer, classe 99, il portiere che dopo aver fatto il primo disastro sull'azione che ha determinato il calcio di rigore in favore di Nardò e il momentaneo vantaggio, ha di fatto poi espresso una gara abbastanza convincente. Ancora cambi nel corso del match, il primo per il Portici, sta per entrare il numero 18 classe 2001 da Cunto, esce il numero 11 Guadagni, autore del gol del 3-1, mentre il Nardò fa uscire Granato per Potenza. Bravo Sassi! Bravo Sassi! Ricordiamo che domenica prossima c'è ancora un turno da giocare ed è quello interno con l'Altamura. Si riprende, Potenza va a staccare di testa, mette il pallone ancora fuori, Arpino, Nappo calcia addosso a Potenza, ancora un fallo laterale, azione di gioco che ristagna lungo la linea che delimita il bordo campo sulla tre quarti zona d'attacco destra per il Portici. Vitiello, pallone che spiova al centro sul secondo palo, interviene De Giorgi sul colpo di testa di Prisco, quindi Stranieri, pallone che ristagna fino alla lunetta e poi viene calciato fuori. Ovviamente spariscono i palloni, ma non è una novità. De Giorgi cerca al centro e trova Caputo, quindi il pallone che arriva a Palazzo che cerca l'incursione sulla destra e c'è il calcio di punizione in favore del Nardò. Si era prodotto in corsa Zappacosta pur non riuscendo a mantenere il pallone in campo. Abbiamo il parziale qui al San Ciro di Portici, quando siamo giunti al 18° minuto della ripresa. Il Portici conduce per 3-1 dopo l'iniziale vantaggio della squadra granata con Caputo.
si è un attimino spenta la luce per la squadra di mister Danucci, che ha dovuto raccogliere per tre volte il pallone dal fondo del sacco. Va Caputo sulla battuta. Occhio fuori gioco! Occhio fuori gioco! La linea! Fuori gioco! Parte il cross in mezzo, va Stranieri di testa, di fatto a togliere il pallone a Potenza, che era ottimamente piazzato. Mario! Che è successo? Si sta allontanando il fruttivendolo della piazza coperta, forse per qualche minuto non avremo qualche grido inopportuno nel microfono. Sta andando a dire ai suoi amici che bisogna far sparire i palloni. Infatti prontamente i palloni spariscono dalla disponibilità della panchina. Perso intanto un pallone sanguinoso sulla tre quarti difensiva da parte del Giorgi, possibilità di conclusione, va al recupero Stranieri, si concede il calcio d'angolo. Ancora qualche errore di troppo. Parte il corner, stacca Prisco e mette alle spalle. Pallone che esplode nell'area piccola, Prisco colpisce, traversa, gol. Ci aveva castigati a Pomigliano qualche anno fa. Mette il poker nella casella del risultato di questa partita per il Pomigliano. Beh, per il Portici, scusate, Portici 4, Nardò 1, Buio Pesto in casa Granata. Partita indubbiamente da dimenticare per come si è dipanata. Risultato assolutamente non preventivato e non preventivabile alla vigilia. Grande Mauro! Intanto il fruttivendolo è tornato dopo la mission di allontanare i palloni, ha ripreso il suo posto sul palco sanremese. Però insomma 4-1. Nardò con le novità iniziali non aveva fatto male, sembrava giocare in scioltezza, il rigore trovato all'undicesimo stava spianando la strada, una prestazione assolutamente fiduciosa, poi un po' per colpa nostra più che altro, ma che per merito avversario, però si sono chiuse di fatto le possibilità. Intanto c'è un fuorigioco. Oh, è partito 3 metri dietro, arbitro! Zappacosta tenta il lungo lancio in direzione di Potenza, il numero 7 di rimpettaglio Vitiello, però lì Riccardo anticipa di testa, il pallone poi finisce fuori. Caputo
Cancelli, Tornos. Ospede, vaffari calli che... Portici in ripartenza, pallone che resta in campo, anzi no, c'è il fallo laterale, Crampi per Marigliano che sta per essere sostituito. Entra il numero 17 del Gaudio, in classe 2000, a prendere il posto non di Marigliano ma del numero 6, Donnarumma, ci sembra. Sì, indubbiamente Donnarumma e Nappo sono stati i più positivi per il Portici sul risultato acquisito di 4-1 in funzione dell'impegno di domenica prossima. Si effettuano giustamente i cambi. Ancora un altro cambio, Esposito, stavolta per il numero 8, Marigliano. Cambi naturali ovviamente sulla panchina porticese in funzione della partita di domenica prossima. Siamo al 25esimo della ripresa, il risultato di 4-1, un risultato che non ammette scuse. Cancelli, Potenza, supera un avversario, la finta, poi ancora il servizio per Cancelli, parte il cross messo in mezzo, liberato dalla difesa. Lezzi per un attimo, poi la ripartenza del Portici con Prisco. Caputo. Potenza che cerca lo spazio per il cross. Sembra schermato, non ci riesce, serve l'appoggio a Stranieri, parte da quest'ultimo il cross invece che non trova compagni se non Lezzi sulla ribattuta, quindi Palazzo. Gallo che perde palla, poi il fallo di Palazzo che si prende l'ammonizione. Immagina se Riccardo è esonerato. Riccardo! Dai, Riccardo, dai, dai! Ammonito Palazzo, quindi riprende il gioco con il lancio lungo in direzione del nuovo entrato che non riesce a raggiungere la sfera, coperto anche da De Giorgi. Nardò si gioca le ultime chance per poter quantomeno uscire. Cancelli tenta il lungo lancio in avanti in direzione di Potenza, coperto dal numero 2 Biceglia che permette l'intervento dell'estremo difensore di casa Shepherd. Il rinvio dell'estremo difensore, Stranieri e poi Cancelli, perde ancora palla, il numero 18 se ne va, arriva in area di rigore, chiude De Giorgi per fortuna. Cancelli schierato a sinistra. Ovviamente mister Danucci è stato anche egli sorpreso da questa prestazione opaca della squadra quest'oggi,
che non ha saputo amministrare a dovere vantaggio. Caputo intanto non riesce ad addomesticare alla perfezione il pallone, non c'era il fuorigioco, si sfuma praticamente l'opportunità di mettere in fondo il sacco la rete del 4-2. Cambio per il Nardò, esce Gallo, entra la Macchia, si esauriscono tutti i cambi in casa Granata. Di questo match in cui il secondo tempo racconta di imperfezioni, con la voglia sicuramente di raddrizzarlo, ma di fatto al secondo minuto, avendo subito il 3-1. In maniera immediata ha chiuso ogni possibilità. Poi il corner è il 4-1 messo da Prisco, hanno detto che questa partita praticamente è finita. Cioè, nel calcio non si sa mai, ma non intravediamo possibilità di miracoli. Una deve usare anche da fuoco psicologico, prima cosa. Che voglio andare a recuperare. 15 minuti. E che cazzo! De Giorgi scambia con Zappacosta. Palazzo bloccato nella corsa, riparte il Pomigliano, superato Lezzi, il pallone finisce sempre ai centrocampisti, quindi l'apertura sulla destra, la chiusura di Cancelli che riesce a difendere il possesso della sfera, appoggiare a Potenza, quindi Stranieri. Tornoros che di fatto ha toccato pochissimi palloni, poi punizione per fallo subito da Prisco. Savarisi all'indietro al proprio estremo compagno Sheper, che rinvia con i piedi sopra la linea mediana, c'è De Giorgi, quindi il pallone in direzione di La Macchia anticipato. Più briosi indubbiamente i calciatori del Portici. A casa c'è stata la pressione della tribuna, si è sentita la pressione. Biceglia, pallone fatto circolare nella zona difensiva da parte della squadra mister Panico. Vai Ricca, vai Ricca! Cambio per il Portici, entra Conte, numero 20, esce il numero 9 Prisco, autore di una doppietta, classe 87, terminale offensivo della squadra. Vai! Sì. 33 minuti sul cronometro quando le squadre sono sul risultato di 4-1 al San Ciro di Portici per questa decima giornata, che sta regalando insomma
un risultato non preventivato alla vigilia. L'inesauribile numero 4 Nappo alla battuta del corner, Prisco uscito, vediamo se stavolta Milli riesce ad avere la meglio, ma il pallone sempre che danza in area di rigore, e il numero 5 Sonny Rovesciato dice che è 5-1. Vero e proprio incubo quello che sta maturando al San Ciro. 34esimo della ripresa. Quasi inverosimile e impronunciabile il risultato, ma questo Portici 5 Nardò 1. E che scodoliati che picchiato! Difficile commentare anche questa parte rimanente del match, tanta delusione per questo risultato che è difficile da indubbiamente accettare. Oh, è fallo! Oh, signore! Bravo Riccardo! Bravo Riccardo! A mi semana reto così, che chi lo stava lui, a mi semana reto. Riccardo, non lo pensare, Sushi! Buon bagliano! Tutti scendi, aspettaci lo pullman, scemo! Il bello di questi personaggi è che non si rendono conto di essere dei veri e propri clown. E Giorgi, uno dei pochi a conservare grinta e voglia di far male. Mentre il Portici ha la meglio in difesa. Serie di passaggi, poi il Portici si propone in avanti con il fuorigioco. Botta a punticello, vedi che c'è il desco! De Giorgi, Palazzo, tentativo passaggio per la macchia che non si concretizza, poi pallone sulla linea mediana, sempre possesso del Portici, occhio a non cadere nella rabbia di commettere qualche fallo oltremodo cattivo da complicare ancora di più la situazione in funzione della partita domenica prossima. Questo match deve essere del tutto cancellato, ricordato solamente per la potenziale pericolosità di un campionato che non ammette distrazioni con nessuno, perché è un campionato difficilissimo. Cancelli, Potenza, non chiama più. Parte veloce Potenza sulla fascia, Caputo, Tornoros, aperto De Giorgi, colpo di testa, poi il pallone che finisce in corner. Ma che cazzo chiami, oh coglione! Battuto corto,
pallone che arriva a Lezzi. Lezzi poi perde palla, attacca da tre persone, 3 contro 2. Numero 3 che si presenta a tu per tu con Milli. Sono 6. Un risultato veramente incredibile. Anche Savarise scrive il suo nome sul taccuino. Siamo sul 6 a 1. Trentanove minuti nel corso della ripresa, risultato che non ha memoria nel mio tabellino per quanto riguarda la sua rotondità nel passivo, ovviamente. In 6 a 1 non si può commentare. La macchia mette il pallone al centro, ottimo per Caputo che non ci arriva, stacca male. Francamente la traiettoria è un po' lunga, ma questa partita ormai non ha nulla da raccontare. 6 a 1 è un risultato assolutamente fuori da ogni schema. Nardò che ha perso qualunque voglia di frapporsi nel gioco, più che altro difensivo, che ormai la partita compromessa, la squadra si è riversata in avanti anche con i cambi, di fatto scoprendo il fianco ai contropiedi. Poi quando si perdono dei palloni, come ha fatto Lezzi nell'ultima occasione, anche nella tre quarti avversaria, il Portici riparte sul 3 contro 2. Tornoros è a terra. Il calciatore non era in condizioni ottimali, non doveva probabilmente neanche giocare questo match. Quasi come va con la linea! Svedese come va per un quarto, o appena il mondo si scassa, boom! Gioco fermo, giochiamo gli ultimi minuti di questo match che non ha nulla più da raccontare se non quella di trovare la forza, di trovare il coraggio di dire che il parziale al San Ciro di Portici è di 6 a 1 in favore della squadra di casa. Nardò che passa in vantaggio poi dopo un quarto d'ora, ha prestato il fianco agli avversari. Tornoros esce sommessamente dal campo. Probabilmente non rientrerà neppure. Nardò in 10 uomini in questo finale di gara. A 1 non è proponibile. Il povero Milli per 6 volte ha raccolto il pallone dal fondo della rete. Stranieri, Potenza che cerca in qualche modo di tenere viva la voglia offensiva, ma
non c'è nulla da dire più in questa partita, si raccolgono i cocci di una prestazione brutta. Nardò, che ha dovuto fare a meno di perni importanti come Mengoli, come Sepe messo fuori rosa per la sua volontà, ripetiamo, di voler essere ceduto. La società che non sta accettando questa volontà, quindi ha deciso momentaneamente di metterlo ai margini della squadra. Tornoros non al meglio, Balzano non disponibile, nonostante tutto la rosa a disposizione di mister Danucci di un certo livello, ma non da giustificare un 6-1, soprattutto dopo che si è passati in vantaggio. Aspettiamo sommessamente il fischio dell'arbitro, siamo nel corso dell'ultimo minuto. L'arbitro che vede un fallo di mano di Lamacchia. Ultimi secondi di questo match da dimenticare. Portici che ha trovato gloria in questa partita e ossigeno per la sua classifica. Lo dicevamo all'inizio che è una squadra da prendere con le pinze, i suoi 7 punti non sono assolutamente reali, vengono pure concessi 2 minuti di recupero con molto coraggio. Non ha senso dare l'extra time sul risultato parziale così largo. Bisogna cancellare subito questa prestazione, bisogna cancellare subito questo risultato. Pensiamo già a domenica, inutile ogni altro commento su questa partita, su questa prestazione, su questo risultato. Non conosciamo un Nardò che di questi tempi e con una squadra di tal valore consegni un risultato così umiliante nella sua storia agli avversari. Partita che non ha più nulla da dire, anche il fruttivendolo si è spento. Dato che gioca in 10, ricordiamo, per l'uscita di Tornoros per infortunio, risultato di 6-1, partita che sta finendo. Vedete anche certi errori poco plausibili. In vantaggio sul pallone, di fatto non si riesce a controllare, si consegna in fallo laterale. Giunge il triplice fischio finale di questo match, partita vinta meritatamente dal Portici per 6-1. Sul vantaggio iniziale del Nardò hanno replicato gli avversari della squadra di casa con 6 gol, una prestazione, lo dicevamo prima, da dimenticare, che cercheremo di dimenticare in fretta. Un Nardò che esce sconfitto con questi numeri, non lo ricordiamo. Facciamo scuola da questa prestazione, facciamo scuola per capire la difficoltà di questo torneo, per capire che bisogna lottare su ogni pallone, su ogni frangente della gara. 6-1 è proprio un risultato largo, immeritato probabilmente, perché poteva avere altri destini. Al Portici è andato tutto bene, alla fine la partita dice che lo score finale è questo. Dobbiamo essere bravi e forti a
cancellare il dispiacere di questo match e tuffarci subito nel match di Altamura. Sarà necessario un altro spirito di squadra, sarà necessaria un'altra voglia di giocarsi la partita. Noi comunque vi ringraziamo di aver avuto, fra virgolette, la forza di soffrire con noi in questo match che vogliamo cancellare dalla nostra memoria. Vi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguo di questo mercoledì per questa Befana che nel suo sacco, altro che cenere e carbone, ci ha portato proprio bitume di quello serio, proprio immondizia ci ha buttato, neanche differenziata, l'ha buttata tutta insieme nel comignolo. Va bene, grazie ancora di averci seguito, vi aspettiamo per seguire Nardò Altamura domenica prossima, pur con questo risultato spiacente, sempre Forza Rossi, avanti Nardò.